oggi ho parlato di passione, che è una costante della mia vita, del mio modo di essere. Credo veramente che oggi, con tutte le possibilità che abbiamo, tutte le cose che possiamo imparare, fare qualcosa che non ci piace sia un enorme spreco. Quindi anche quello che dico alle aziende: fate qualcosa che vi piace, alle persone delle aziende, perché poi dentro l'azienda ci sono delle persone. Fate quello che vi riesce veramente bene, quello che vi mette in connessione con i vostri clienti, perché solo così riuscirete ad essere davvero utili, riuscirete davvero a stabilire una relazione e a raccontarla bene. E se avete passione per quello che fate, la farete meglio e gli altri lo capiranno e vi ameranno. Una delle cose che più mi capita di affrontare nei miei incontri lavorativi, soprattutto con piccola e media impresa al momento attuale, soprattutto zona nord-est, è questa forte rincorsa a Facebook. Ok, finalmente si sono accorti che utilizzare il profilo personale per un'azienda su Facebook è sbagliato, si apre la pagina aziendale, quanto investire, come investire, esserci per esserci, le aspettative, crearsi delle aspettative, sì, ma Facebook per essere visibile mi fa pagare, eccetera. Quindi la buona parte dei miei incontri li passo a eliminare un po' di luoghi comuni. Prima cosa, per un imprenditore, per una piccola media impresa che vuole essere su Facebook in questo caso, poi affronteremo eventualmente anche Twitter, è la stessa domanda che vi fa Facebook quando dovete fare delle inserzioni su Facebook, per esempio. La prima cosa che ti domanda Facebook è: che obiettivo hai? Quindi, allora, la prima cosa da ragionare è sull'obiettivo. Cioè, perché vuoi essere su Facebook? Qual è il tuo obiettivo? Facebook può essere usato in mille modi diversi. Può essere usato per fare quello che i milanesi chiamano branding, no? Cioè, per espandere la propria identità di brand. E può essere utilizzato come piattaforma, come driver di contenuto. Cioè, lo utilizzo Facebook per portare il mio pubblico con cui ho fatto dell'engagement, con cui ho cercato il dialogo e la partecipazione, portarlo come un driver sul mio sito web. Quello che posso fare con Facebook è giocare con i miei utenti. Quello che posso fare con Facebook è customer care sui miei utenti. Dipende dall'obiettivo. Quello da chiarire in assoluto, per non creare false aspettative, che sono il nemico numero uno del business in questo momento per il web marketing in Italia, è la creazione di false aspettative sul cliente. Ok, questa è la cosa più importante in assoluto. Quando parliamo di innovazione e di comunicazione, secondo me dobbiamo smetterla di dire che bisogna cambiare tutto, che è tutta una cosa diversa, che dobbiamo imparare un mestiere nuovo. Dobbiamo semplicemente ricordare che è successa una cosa straordinaria. Cioè, mentre prima pagavamo per avere uno spazio dove dire qualche cosa distogliendo l'attenzione delle persone da quello che a loro interessava fare, quindi se qualcuno guardava un film noi dovevamo pagare un sacco di soldi per mettere uno spot che disturbava in mezzo al film, adesso noi come aziende possiamo direttamente dire quello che ci sta a cuore e semplicemente dobbiamo farlo in modo coinvolgente, in modo interessante, ma non dobbiamo più usurpare uno spazio pagando un sacco di soldi, possiamo creare il nostro spazio. Quando per esempio diciamo che adesso anche Facebook è diventato un mezzo pagamento perché con i cambiamenti che ci sono stati non è più così facile raggiungere tutti i propri fan e che quindi è uguale ai mezzi di prima, dimentichiamo il fatto che nella nostra pagina possiamo comunque dire quello che vogliamo noi, non dobbiamo appoggiarci ai contenuti di qualcun altro, quindi il grande cambiamento non è tecnologico, è che adesso le aziende possono direttamente informare, raccontare, coinvolgere, chiacchierare, possono farlo, non devono farlo, se non lo fanno perdono semplicemente una grande occasione. E dobbiamo anche prendere atto che stiamo cercando di raggiungere una massa critica per cui un nuovo modo di usare internet diventi quello prevalente. Ed è il momento di trovare delle modalità più vicine alla emotività. Adesso è il momento di prendere atto che sta a noi far girare le cose in maniera più vicina all'uomo. Se posso aggiungere una cosa, anche noi professionisti di questo settore dobbiamo essere un po' meno certi delle nostre tecniche e a volte semplicemente ascoltare, come siamo i primi a raccomandare di fare, i clienti e le aziende, perché a volte ci dicono delle cose contrarie alla nostra esperienza. Per esempio, adesso sto gestendo la pagina Facebook di un'azienda e
cui i clienti apprezzano molto di più sentir parlare del prodotto e vedere foto del prodotto che di qualunque altra cosa. Questo è contrario a tutto quello che io ho visto succedere finora. A tutta l'epopea dello storytelling, a tutta questa cosa per cui le storie funzionano più di tutto. Sempre pressare con il prodotto, perché questo è uno di quei pochi casi fortunati in cui se pubblico una foto del prodotto ho 300 like in un'ora, e se pubblico una foto di qualcosa che magari a me sembra più interessante ho 3 like in un giorno, quindi imparo la lezione. E poi l'ultima cosa che veramente secondo me è molto importante è capire che ci dobbiamo abituare al fatto di essere spaesati. Non ci sono le istruzioni, non ci sono delle regole auree da seguire, c'è l'apertura, l'intelligenza di mettersi in gioco ogni giorno e di sperimentare ogni giorno, sbagliando e vedendo cosa ne nasce. Chiunque ti vende una ricetta pronta di comunicazione e di marketing ti ha fregato, o si è fregato da solo, perché poi non vanno tanto lontano queste cose.